dopo Predolin e Gianluca Impastato, anche Luca Onestini ha bestemmiato? Ecco il video foto, video. Bufera sul web, Luca Onestini ha bestemmiato? Ecco il momento che lo incastrerebbe. Il GF VIP 2 potrebbe chiudere in anticipo per mancanza di concorrenti, a quanto pare, dopo Marco Predolin e Gianluca Impastato, anche Luca Onestini ha bestemmiato. L'ex tronista, messo al corrente delle foto di Soleil e Marco Cartasegna a casa di lui scattate dai paparazzi di chi, ha messo una pietra sopra la storia con l'italo-americana scrollandosi di dosso accuse pesantissime sulla presunta farsa. Evidentemente ancora innervosito per quanto visto in puntata, alle 3 di notte, il concorrente insieme a Jeremias e Cecilia Rodriguez si è lasciato andare a considerazioni personalissime sugli ultimi eventi ricapitolati nella 6 grado diretta e avrebbe pronunciato la bestemmia per antonomasia. Luca Onestini ha bestemmiato o no? Il web si divide. Non appena è dilagato su social il rumor che Luca Onestini ha bestemmiato, fan e detrattori sono scesi in campo per difenderlo o al contrario puntare il dito contro il bel modello e sono spuntati dappertutto gli spezzoni di video incriminati. Nel filmato Luca Onestini parla del fratello in dialetto e molto veloce, ma la maggior parte degli utenti concorda sul fatto che il prossimo lunedì verrà squalificato anche lui come Predolin e Impastato. La bestemmia di Onestini porco di è stata chiara e forte, detta con veemenza, se non l'avete sentita siete sordi cancelletto GF VIP chiocciola grande fratello ha tuonato Massi su Twitter, la bestemmia di cancelletto Onestini è più chiara di quella di cancelletto Impastato e sicuramente più chiara di quella del dio cancelletto Predolin cancelletto GF VIP ha rilanciato Salvatore e ancora leggiamo stanno cancellando i video per proteggere Onestini. La bestemmia che si sente molto bene. Cancelletto GF VIP cancelletto bestemmia. Tra i più scettici, invece, c'è chi scrive ci ho messo mezz'ora e 8 ascolti per sentire la bestemmia di Onestini e cancelletto GF VIP è comunque, ad essere Onestini, la bestemmia di Luca non si sente mica. Punto. Staremo a vedere cosa deciderà il GF VIP. Intanto sondiamo il terreno, voi siete del parere che Luca Onestini ha bestemmiato o no?